mentre finiscono insomma di prepararsi un due secondi, se voi guardate alla vostra destra o alla mia sinistra, che dir si voglia, vicino all'uscita, c'è un banchetto dove c'è la Patty, che è lì pronta a servirvi, perché bisogna, devo assolutamente ringraziare un fotografo in particolare che si chiama Alberto Giudici. Ora, grazie a Blues Made in Italy ho conosciuto tanti fotografi, veramente tanti, e sono tutte persone simpaticissime, in modo particolare, oltre che essere molto bravi, in modo particolare la scorsa edizione, la prima edizione, Alberto ha creato diverse foto, ha detto io per non perderle, il famoso verba volant scripta manent, e qui scripta manent di brutto, come si dice, perché ha creato il primo quaderno del blues. Il prezzo davvero non è proibitivo, andate davvero ad acquistarlo e vi godrete, anche solo per immagini se vogliamo, tutta l'atmosfera della prima edizione dell'Edmercy Blues Festival. Quindi un grande ringraziamento ancora ad Alberto Giudici, un applauso per lui per favore. Ed ora quindi, terzo appuntamento, siamo pronti? Mi dicono di sì. Ora, con Ruben ed Alessio alla sezione ritmica, i Libido Bros! Thank you.
io già li ho presentati, però io volevo veramente fare un applauso perché io sono fortunato a avere questi musicisti. Ruben, che è un mio compaesano, è un grosso personaggio, qualcuno di voi un po' lo conosce. Poi ci tengo anch'io a presentare adesso perché è giovane, ha 26 anni, è quello che abbassa la media del gruppo, è bellissimo Ruben, e poi è veramente bravo, e quindi mi facilitano a fare tutte le mie cose. Adesso faccio un brano che io dall'ultima volta che sono andato in America c'ho un sogno, quello di andare in Messico. Non ci sono ancora andato, però ho voluto andarci con la musica. In questo brano che si chiama Mix Match, se la chitarra comprata.